giunto il momento di andare a caccia ad alieni. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o ben arrivati sul mio canale. Non ci posso credere, la settima stagione di Fortnite di capitolo 2 è qui tra noi. Adesso andiamo subito a aprire il gioco perché non vedo l'ora di provarla. Devo sbrigarmi a provarla perché devo anche fare gli schemi per l'esame, quindi adesso vi spiego tutto quanto, ma andiamo subito ad aprire il gioco senza perdere tempo. Eccoci qua ragazzi, ho visto praticamente, ho visto già tutto su questo, di questo coso, mi annoiavo e quindi ho dovuto per forza farlo. Allora, ok, vediamo prima il video, ho già visto il video. Esatto. Sono arrivati gli altri. È bellissima la faccia di Margarita. Cioè, la voce di Margarita. Ripeto, ho già visto questo trailer 50.000 volte. Non potevo resistere alla tentazione di guardare. L'isola è certo nuova a vari fenomeni bizzarri. Tuttavia non abbiamo mai assistito a nulla di questo genere. Io che speravo che Superman non ci fosse. Vabbè. Porca troia ragazzi, qui è peggio di Independence Day! Jackerick! Non ci posso credere! È tempo di recuperare Rick e Morty! Questo è tutto quanto felice! L'invasione! Questo che non mi ricordo il nome, come si chiama? Ma che si chiama sto tizio? Non mi ricordo il nome. Beh, adesso ci dovrebbe essere il video di Boss Battaglia. Quarta stagione, siete Boss Battaglia. Vediamo un po' allora. Questa, ok, comunque, ascoltate bene. Non abbiamo assomiglia molto alla tempo. Tizia di... della serie di WandaVision. Come si chiama? Siamo sull'orlo di una guerra. Contro un nemico che non capiamo. Bellissimo! Siamo decisamente sfavoriti. Ci sono spie nei nostri rami. Ci mette hype, questo schifo ci fa tantissimo. Ma abbiamo qualcosa che loro non hanno. È fantastico. Un motivo per combattere. Che siate sempre stati qui, o siate in visita da un'altra stella, quest'isola è nostra. E se è la guerra che vogliono, beh, l'avranno! Ragazzi, a parte che io sto qui con questo sembra che prego, ma è fantastico. Allora, adesso andiamo a prendere il pass battaglia con la Curie Fortress ed ecco il deltaplano di Deathstroke. Questo qui, ragazzi, farò il torneo dopo che avrò finito gli esami, quindi dopo il 22 giugno aspettatevi il torneo. Se non sapete di cosa parlo, farò un video in futuro oppure andate nei vecchi video e poi capirete. Allora, intanto lo riscatto. Ed eccoci. Oh, stelle battaglia. Ok, 5 stelle battaglia ogni volta che sei di livello. Spendi stelle battaglia per riscattare le ricompense del pass battaglia nell'ordine che preferisci. Successivo. Manufatti alieni, raccogli manufatti alieni sull'isola all'interno delle forziere cosmico. Porca altra nota. Spendi manufatti alieni per riscattare stili per il costume personalizzato di Chimera. Poi alla fine completa incarichi da personaggio o telefonici pubblici. Stai scherzando? Vabbè, questo sono Crelingotti, ecco il boss battaglia. Armadietto, allora. Calmiamoci tutti, cosa ho visto? Allora, qua, ok, grafica del PC, nuove cose, nuove armi, perfetto. La lobby è fantastica! Io un po' nuovi incarichi, ok, gli incarichi sono sempre rimasti quelli, ma guarda qua la mappa! Calmati, calmati. Gli NPC sono solamente 17, sono molto di meno rispetto all'altra stagione. I pesci sembrano sempre uguali, hanno rimosso il pesce vendetta. Non male. Allora, gli incarichi per adesso sono solamente questi. Battaglia adesso lo vado ad acquistare, completo, non mi interessa, arma dietro. Lana. Negozio oggetti dovrebbe essere sempre lo stesso. Perfetto, il codice c'è. Poi, oh, mi costa 1200. Scatta 9 euro, perfetto.
forse dopo lo acquisto, perché voglio le sue spade. E adesso, ragazzi, andiamo ad acquistare direttamente la più di Fortnite. Niente, ragazzi, non posso acquistare il pass battaglia perché non ho il denaro. Non ho il denaro, non posso acquistare la crew. E cioè non voglio spendere 7,99 euro per prendere 1000 U-Bucks e poi acquistare il pass battaglia. Ma voglio direttamente prenderlo qui, così mi prendo anche la skin, il pass battaglia gratis tra virgolette, e anche 1000 U-Bucks. Quindi aspetterò e magari o lo prenderò dopo nella live che farò quando finirò gli esami, oppure lo prenderò in futuro. Vabbè, intanto ci godiamo una skin che magari fa riferimento alla terra, no, la terra, lo spazio. Potremmo usare questa, oppure no, ci sarebbe anche l'altra, che però non ricordo come si chiama, ma non mi piace, dovrebbe essere questa. A me questa Siona non mi piace, quindi dai, usiamo questa qui, il capitolo scorso col suo piccone. Ragazzi, andiamo subito in partita. Tolgo la cam così vedrò meglio tutte le cose interessanti. Niente, ci vediamo lì. Lagga un botto. Ok, no, lagga tantissimo. Lagga tantissimo. Oh mio Dio, ragazzi, è strano rivedere il livello 1. Dopo tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare al livello 215, adesso sono tornato al livello 1. Non è possibile questa storia, non è possibile. Allora, tra l'altro mi aspettavo che tutti quanti avessero questa skin. Eccola qua. Alienoide. Eccoci qua, allora. Oh mio Dio, oh mio Dio, guardate qua. Ma è fantastico. Allora, dove, allora, so che praticamente dove c'è il nome così, viola, ci sono gli alieni. Cioè la città è infestata dagli alieni. Ora io me ne vado qui, perché se non sbaglio è tornata anche fattoria. Ragazzi, da quanto tempo fattoria non c'è, tipo da 3 stagioni? Porca vacca. Allora, mi lagga tantissimo. Cioè tantissimo, mi lagga un bel po', sì, no, di FPS. Un sacco di novità. Ho sentito anche che i lama sono vivi. Cioè io questa cosa adesso non la posso confermare perché non l'ho visto da nessuna parte, però cioè, se i lama sono vivi, ragazzi, tanta roba. Oddio, è strano vedere qua così. Ed è un botto che non vedo qua così. Cos'è quello? Perché così? Oh mio, no, si capisce che sono emozionato. Allora, dove scendo? Dove posso scendere? Mio Dio, mi ricordo sti cose. Eccoli, questo di fatto lì. Calmati, Leo, calmati. Vedi cosa devo fare, vedi come devi gestirtela. Lì abbiamo già una sa... Ah no, un pompa. Portami dal tuo capo, mio Dio. Non riesco... Ok. Allora, ragazzi, io teoricamente adesso non dovrei giocare, ma dovrei, non dico studiare, ma almeno prepararmi per gli esami. Invece no, sto qui a giocare a Fortnite. Ovviamente, ragazzi... Oh, è tornato anche la K. Studierò domani, perché adesso, cioè, studiare qui adesso è impossibile. No, aspetta, non dirmi che... No! Perché non me la fa usare? No, no, ragazzi. No, dimmi che siamo nei lingotti, vabbè. Ma è tornata la macchina per potenziare le armi. No, fantastico, come questa la loro. Allora, ragazzi, farò 2 o 3 game come al solito, perché non, come dicevo, non posso perdere tempo. Il tac, no, ti metto solamente un pompa, sono qui, combiamo. Facciamo danni. Ma vaffan... Ma adesso trovo gli scudini. Metto una cassa qui. Pin 90 leggendario. Vai così, vai così, dai. Andiamo a far fuori un po' di persone. Niente qua. Non l'avevo visto quello lì sopra, ma stai scherzando, bellissimo. Questa roba. Oh, wow, questo coso. No, dai, mi fatto costruire. Dai, non mi faccio costruire, ma che palle. Cos'era quella viola? Ok, no, ma no, ragazzi, è bellissima. Ma stai scherzando. Ma è fantastica. Ho pure dimenticato di guardare il pass battaglia. Dopo andiamo a vedere. Allora, sono qui, andiamo a vedere gli alieni. Qua c'è una nuova città. Cioè, c'è sabbie sudate. Mi andrei al corso commercio per vedere come sono fatti questi alieni. So che ci morirò al 100%, ma ragazzi, devo vedere come sono fatti gli alieni subito. What? No, ci sono... Cos'è sta roba? Sono le navicelle. Questi scudini qua, poi vedere se riesco a sparare a quel coso là sopra. No, vediamo un po'. Ok, posso spararli. E mi sa che sto una pessima idea a spararli. What?
scusa, no, non lo faccio più. Non lo faccio più. Oh! Ma esistono altre armi a parte gli assalti qui dentro. Non lo faccio più, scusa, non volevo. Oh mio Dio, mi ha sparato una sfera, una Genkidama addosso mi ha sparato. Andiamo a fare qualche fight, vediamo se riesco a giocare. È un NPC quello. Sono un bot, cioè un game. Ok, morto. Cos'è sta roba? Aspetta, no. E me ne corro in zona sicura, cercando di non farmi uccidere questi alieni. Ragazzi, è bellissimo. Allora, io devo assolutamente incontrare un lama. Subito, io devo vedere se quella roba è vera. Allora, ragazzi, non scrivetemelo qui sotto nei commenti se il lama è vivo. Devo guardarlo io di persona. Sotto la cappa leggendario. Insomma, mi ha fatto danno e sento una cosa che non mi piace. Ragazzi, scusatemi ancora se sta andando a scatti, perché so che sta andando a scatti, visto che sto andando a scatti anch'io. What? Sono armi. Oh, ma me lo dici così? Oh. What? Oh mio Dio, no, aspetta, piano, come si va? Perché non va avanti? Ok, che va stralento però. Cioè, qualcosa. Allora, tieni premuto, cambia posto, accelera, ok. E scendi, ma se io volessi prendere... Ah, ok. Così, rapisco qualcuno. Mi sprinto, se faccio così. Ok, sparo la Genkidama, perfetto. Ho eliminato quell'albero, come se non fosse niente. Vedo un player lì, No, come faccio a scendere? No. Qualcosa mi dice che muoio qua. Sono shift accelera. Con questo mi rapisce la gente, ma se io volessi leggermente scendere... Ah, con R. No. Mi provo nell'acqua. R, c'era scritto scendi. 5 stelle, riscatta. Cioè, cosa posso fare? Prima di tutto andiamo a vedere il pass battaglia. Queste 5 stelle, cosa posso fare? Questo posso prendere. No, non posso prendere niente. Mi sa che. Ok. Ah, ho capito. Posso acquistarle con. Ah, ora ho capito. Posso acquistare gli oggetti. Le stelline. Va bene, questa skin mi piace tanti. C'è la mappa integrata. Mi faccio un botto questa skin. Ok, poi va bene, questa qui, ok, la tizia. È morti ovviamente. No, che morti, scusate, Rick. Menti alla fine. E poi indietro. Super. Qui c'è super. Ok. Più ricompense bonus. Ok. What? Rick tossico. Ok, qua devo recuperare assolutamente la serie di Rick e morti. E qua dovrebbe essere ricompense. Ancora 110 ricompense. Quindi vuol dire che questa è la skin. Cioè, dovrebbe essere la skin segreta. Ok, ragazzi, andiamo a fare l'ultima partita. E poi. Niente, andiamo a fare l'ultima partita. Eccoci qua sotto l'astronave. Minchia, ragazzi, fa impressione. Ma non è che pian piano torna in mezzo alla mappa? Non lo so. Allora, abbiamo visto gli alieni. Sì, le nuove città mi piacerebbe vederle, ma preferisco vederle tranquillamente poi in un futuro non lontano. E me ne andrei a Moli Molesti. Faccio un assalto qua. Ah, e questo qui dentro? Torna in lobby. E rimani. Ah, ok, allora, questo cos'è? Fucile da input. What? What? Cacchio è? Io devo ancora provare quest'arma. Non ho avuto ancora il piacere di provarla. Io questa nave non la voglio prendere. Anzi no. Salgo un attimo per vedere. Cambia posto. Accelera. Scendi. Ah, scendi. No. Senti, vabbè.
Non so come funziona, lascio lì. Perfetto, ok. What? Ma vaffanculo! Che diavolo sei tu? Tu potenzi le armi? Ma sai che un bel tac... Ah no, ma tu vendi assalti blu. Minchia, mi è venuto un infarto. Oh, corte leggendario, AK leggendario. Ma sì, dai, prendiamolo. Porca vacca, mi è venuto un colpo appena che ho visto. Questa qui la tengo o non la tengo? Voglio provare, vorrei provare tutte quante le armi, ma non posso. Non so, ragazzi, ma io ho la sensazione che sia tutto più pulito. Rivedere il paesaggio così, perché di sotto di sto sbaglio c'è la guglia, eccetera, mi fa ritornare alla stagione 1 del capitolo 2. È fantastico. E qui dietro cosa c'è? Sì, pronto? Ah, elimina con un fucile assalto pesante, elimina con un fucile di precisione. Ma stai scherzando, elimina con un fucile pesante. Ma stai veramente... Ma è bellissimo. Non mi stai prendendo in giro. E siamo tornati a come si chiama adesso? Uguale il nome per... Podere Pannocchia? No. Sì, Podere Pannocchia. No, hanno cambiato il nome, è bellissimo. Per me rimarrà sempre foresta. Cioè, foresta, ciao. Fattoria. È velenoso? Oh, porca vacca! Rileva la mia posizione ai nemici! Ciccio! Adios! Ok, avrei dovuto immaginarlo che avrebbe rilevato la mia posizione. No, cioè, cosa ne potevo sapere io? Oh, che cazzo! No, col cavolo che mi boxi. Vabbè, sì, poi! Dai, un altro tizio, quello era questo, quello di prima! Ma che due palle! Lo vedi che sto mezzo laggando, questi 0 di ping, 50.000 FPS, vabbè. E altri 10 stelle, solo 10, io ho superato... Ok, ne ho 15 adesso. Ragazzi, che dire? Prima impressione di capitolo 7, fantastico, meraviglioso! Ovviamente andando più avanti, poi c'è la bla bla bla, che schifo... Però, prima impressione... Fantastica. Questo è il pass battaglia in futuro. Mi dispiace, avrei voluto provare nuove skin. La nuova skin, almeno quella dell'alieno. Adesso, ma vabbè. Meglio tardi che mai. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo season sia fantastica. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per nuovi contenuti e per non perdervi nuovi contenuti. E niente, ragazzi, chiedetemi questo nei commenti. Buona fortuna per l'esame. Niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Condividete questo video con i vostri amici. Noi ci vediamo tra 2 settimane quando avrò finito gli esami. Niente, ragazzi. Ciao.